nostro, poi dopo la riunione di domani verifichiamo. Noi tutto quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, stiamo lavorando, Raffaele Del Giudice sta seguendo in tempo reale ogni evoluzione, quindi la situazione è monitorata e aspettiamo la riunione di domani, perché domani c'è questa riunione nazionale presso il ministro Galletti, parteciperà il vice sindaco assessore all'ambiente Del Giudice e quindi in quella sede vedremo che tipo di analisi sarà fatta, se ci saranno delle azioni da prendere in sinergia anche col governo lo faremo, vediamo domani che succede. Noi da gennaio sì, metteremo in campo, magari poi lo racconteremo nei prossimi giorni, abbiamo in programma una serie di azioni che siano come sempre strutturali, che vadano al di là dell'emergenza del momento, quindi noi lavoreremo sempre di più anche con poche risorse economiche per rafforzare una mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale. La città credo che oggi sia matura, io lo vedo anche camminando, anche nei luoghi dove c'era prima una maggiore ritrosia, per esempio alle pedonalizzazioni, oggi c'è una forte richiesta, siccome ci sono tanti turisti, tanta gente, la città è in grande ripresa economica, quindi io credo che a gennaio si può fare un punto generale, sperando anche di poter avere finalmente nuovi autobus grazie ai finanziamenti che abbiamo chiesto alla Regione, i nuovi treni che arriveranno nel 2016 sulla linea 1, tutto questo ci concede il rafforzamento del bike sharing e anche una ripresa del car sharing, insomma tutto questo ci consente di poter fare un'azione strutturale importante di lungo respiro per tutto il 2016. Ma voi come sapete noi stiamo su un'altra linea, stiamo lavorando e abbiamo acquisito gli atti presso il Ministero per superarlo proprio il pedaggio, quindi noi siamo per una fase nuova su tangenziale, quindi su questo anche ne abbiamo discusso nei giorni scorsi e anche a gennaio faremo il punto sulla situazione giuridica sulla quale stiamo lavorando.